Alla nascita d'ogni creatura scatta l'impulso spontaneo di riconoscere, nei lineamenti di chi è appena arrivato, tracce, dettagli, fattezze dei predecessori. Nelle opere del valenziano Manolo Valdés il gioco è esplicito. Nei dipinti e nelle sculture, nelle Infantas, Reinas, Caballeros e Cristi, si velano e si svelano genealogie artistiche con quattro quarti di nobiltà, da Velázquez a Matisse, da Picasso a Brancusi. E poi la notevole versatilità dei materiali, una danza tra alluminio e legno, alabastro e vetro. Manolo Valdés è uno dei più grandi artisti viventi al mondo, è riconosciuto come uno dei più importanti. Per me fare Manolo Valdés è un grande onore, ci lavoro da anni. Questa è sicuramente una delle più importanti mostre mai fatte in gallerie private. In una Venezia rifiorita dopo il deserto pandemico, i grandi dell'arte internazionale scendono in laguna. Kiefer, Kapoor, Valdés. E la concomitanza con la Biennale è un affare win-win, dove vincono tutti, nessuno ruba pubblico a nessuno, al contrario tutti lo regalano a tutti. Io credo che questa Biennale d'arte è una delle più belle biennali che si possa vedere, anche grazie alla saggezza, alla cultura e all'intelligenza di un nuovo presidente che a mio avviso meglio non poteva essere scelto. L'unico difetto che ha la Biennale è che dovrebbe essere bimestrale. La gioiosa potenza dell'ottantenne Valdés è una delle sorprese di Venezia 2022.